Roberto Del Bianco, che interverrà sia in quanto rappresentante di IPPNW che come webmaster e anzi a questo proposito come scusa redattore del sito Bisping. A questo proposito lo ringrazio anche per la sua proposta e anche per quello che sta facendo di riprendere la conversazione di questo pomeriggio, che sarà poi disponibile sul sito, anzi forse sui siti, per chi non è potuto intervenire. Quindi sì, Gianni Roberto, tra l'altro mi piace ricordare che nel 2010 la International Physicians for the Prevention of the Nuclear War ha ricevuto, insieme all'International Association of Lawyers Against Nuclear Arms e International Peace Bureau, il LAS Award for International Peace and Social Justice, e questo, diciamo, è a testimonianza dell'importante lavoro e dell'importante contributo che IPPNW dà a questi temi. Quindi Roberto, prego. Metto che sono forse più un telematico che un divulgatore a voce. Comunque ho tratto qualche appunto principalmente sull'attività di come è nata e sulla sezione italiana che sembra rinascere dopo un po' di silenzio. Io sono stato tra i fondatori intanto dell'associazione telematica BISLINK, attualmente un ruolo, diciamo così, di profilo e redattore nel sito www.piacelink.it. Di recente preso anche l'incarico di webmaster del nuovo sito di IPPNW, International Physician for the Prevention of Nuclear War, sezione italiana. Certo sono tante le urgenze che il nostro mondo bellicoso invoca, ma sicuramente, nonostante le apparenze, sono poi molti i gruppi e le organizzazioni che cercano di prendere carico, ciascuno secondo le proprie capacità. Certamente tra essi esistono differenze, come pure qualche divergenza nell'azione, pur mantenendo simili le finalità. I movimenti di base, organizzazioni internazionali, gruppi di volontariato parlano spesso in modi diversi e verso diversi target, che possono essere il coinvolgimento dell'opinione pubblica, la riflessione culturale sui temi del disarmo, le mediazioni per arrivare ad azioni concrete delle istituzioni o ad accordi high level tra i governi. Spesso le azioni si intersecano, intrecciando pure condivisioni che auspico vengano sempre più rafforzate. In questo scopo la rete già da lungo tempo è lenta. Ben vengano le iniziative dei movimenti di base, importanti nel mantenere alta l'attenzione dei cittadini ai problemi gravi del nostro sistema e alla necessità urgente di un disarmo più possibile condiviso e concreto. Ne vengono però anche le sforzi di molte grandi organizzazioni, di cui spesso troviamo con in Italia efficaci sedi nazionali. IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, ecco una di queste. Un'organizzazione che a livello mondiale rappresenta la volontà di una categoria professionale per i medici di fare il possibile per prevenire lo scopo di un conflitto atomico, nella consapevolezza, anche derivante dalla propria specializzazione, di quanti danni, immense sofferenze l'uso della bomba ricarica noi umani. Riporto parte dell'introduzione presente in homepage del sito italiano www.ippnv.com, che nella storia della sua nascita offre uno scorcio di storia contemporanea dell'ultimo quarto dello scorso secolo.
Trent'anni fa, nel pieno della corsa alle armi nucleari e la cosiddetta guerra fredda tra USA e URSS, tra capitalismo e cosiddetto socialismo reale, si giunse tanto vicino all'impiego delle armi nucleari che medici americani e sovietici, ormai amici dopo tanti anni di collaborazione accademica internazionale, decisero di intervenire per mettere in carica la Casa Bianca e il Cremlino a capire l'urgente necessità di un accordo strategico, fino allora impensabile, tra le due superpotenze nucleari che rappresentavano. Tre medici americani e tre sovietici dunque fondarono l'Internazionale Medici per la Prevenzione della Guerra Nucleare, Intervention Physician, per prevenzione. Per la sua opera, IPPNW è stato insignito nel 1985 il premio Nobel per la pace. In Italia, adesso veniamo alla situazione nazionale, il IPPNW è rappresentata dall'Associazione Italiana Medicina per la Prevenzione della Guerra Nucleare, la cui attività ha portato a diverse iniziative, spesso di concerto con altre organizzazioni, per esempio Senza Atomica, e ne ricordo solamente nel 2009 il convegno organizzato da IPB Italia, la sede italiana dell'International Peace Bureau, con la collaborazione di Mayors for Peace. Mayors for Peace è un'altra organizzazione grande nata nel 1982 ad opera dei sindaci di Hiroshima e Nagasaki per coinvolgere quanti più sindaci possibile alla ricerca del disarmo nucleare. La presenza di delegazioni di sindaci iraniani e iracheni venne espressa la storia di quanto fumo vicini nell'ultimo quarto dello scorso secolo alla fatalità di un conflitto nucleare anche innescato per errore, e un invito a realizzare l'area del Mediterraneo come nuclear free zone. Nel 2011, alla conferenza di presentazione della campagna Senza Atomica, il 1 febbraio, in Cameruno, vengono descritti gli effetti collaterali in termini di devastazione climatica e ambientale che verrebbero provocati da una guerra nucleare e l'adesione al progetto di Mediterraneo libero dalle armi nucleari. Ancora, sempre nell'ambito della campagna Senza Atomica, l'adesione assieme a diverse altre organizzazioni non governative alla Dichiarazione di Roma, nella quale viene chiesto con forza ai firmatari di intensificare azioni di informazione e sensibilizzazione presso la società civile e presso gli enti di governo del territorio più prossimo ai cittadini, per diffondere consapevolezza sulla minaccia delle armi nucleari, con ogni mezzo di comunicazione, tramite internet, la stampa, le reti radiofoniche, televisive, le conferenze, le mozioni parlamentari e consigliari degli enti locali. Ci dedicheremo a far sì che la volontà popolare raggiunga il Presidente della Repubblica, il Governo e il Parlamento. Ecco qui un esempio di interconnessione tra le varie organizzazioni, società civile, organizzazioni che possono interfacciarsi anche direttamente con i governi e le istituzioni. Nel 2012, sempre in collaborazione con Senza Atomica, una bella iniziativa di sensibilizzazione nella Scuola Superiore Cotugno all'Aquila, con intervento del presidente di IPPNW Italia, dottor Di Palotto. Gli studenti hanno prodotto su questo evento un breve ed efficace filmato visibile su YouTube. Non voglio dimenticare a questo punto le iniziative importanti di IPPNW a livello internazionale, tra le quali segnalo con evidenza la risoluzione approvata nel novembre 2011 dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, promosso da IPPNW attraverso un grandissimo numero di sezioni nazionali di Croce Rossa Internazionale e Mezzaluna Rossa, a dimostrazione che ormai non solo è realistico comprendere parlare della risoluzione di tutte le armi, della riduzione di tutte le armi,
ma anche delle armi nucleari, e anzi della loro abolizione attraverso la Convenzione ONU sulle armi nucleari. Poi sono intervenuta nel dicembre del 2011, dove si sono incontrati per 3 giorni rappresentanti di IPPNW provenienti da diverse nazioni, anche storicamente rivali tra loro, producendo una dichiarazione in cui si fa appello con forza, ancora una volta, alla rinuncia delle armi nella risoluzione dei conflitti, auspicando inoltre la creazione nel Medio Oriente di una zona libera dalle armi di distruzione di massa, siano esse nucleari, chimiche o batteriologiche. E qui una cosa proprio di questi giorni, un importante incontro è stato prodotto per uno statement redatto dal Comitato Esecutivo di IPPNW l'8 febbraio 2012, in cui viene condannata con fermezza un'ipotesi di conflitto preventivo nei confronti dell'Iran, invitando lo stesso Iran a ristabilire rapporti trasparenti con la AIEA e incoraggiando tutti i paesi della regione per partecipare in good faith alla conferenza proposta dalle Nazioni Unite in Finlandia, proprio in base ad un accordo per negoziare il Medio Oriente privo di armi nucleari. Ecco, si è parlato diffusamente, concludendo, di Medio Oriente. In effetti questo sembra essere un facile innesco per il professor Corfitto. Ma se da un lato noi occidentali abbiamo guardato, per esempio, con particolare favore gli eventi della cosiddetta primavera araba, è da dire che si facile anche cadere in equivoci semplificazioni, perché le forze in gioco risultano essere più complesse, gravando in esse interessi politici e economici, mentre nello stesso mondo arabo sussistono alleanze, si incrociano egemonie territoriali. Un ultimo esempio: come redattore del sito di Smith, ho avuto modo di seguire un dibattito interno dove si è discusso a lungo della situazione reale in Siria e di quanto probabilmente, anche per mancata o cattiva informazione, molti gruppi fascisti si parteggiano ancora, senza se e senza ma, con CNS, movimento risultato decisamente lontano dai primi gruppi non violenti di opposizione. Sicuramente un problema grosso, generalizzando, nonostante Internet fosse proprio per la difficoltà della rete stessa, proprio la difficoltà di raccogliere notizie certe da canali indipendenti in territori critici del nostro mondo. Anche questo è un impegno che il mondo del pacifismo deve sicuramente affrontare.